nel seguire i nostri figli veramente ci troviamo quasi disarmati, diciamo, anche perché vediamo che loro hanno un'abilità, una formazione, un'abitudine a tante cose e spesso manca non solo il rispetto fondamentale verso i genitori, non sempre, ma più di qualche volta. Ma manca la docilità, cioè poter imparare dai genitori quelle cose che dovrebbero imparare, invece in un certo spirito di contestazione di autonomia che prendono dall'ambiente, dal mondo e quasi tendono a rifiutare, ecco, e a contestare in modo diretto e continuo quello che i genitori possono dire a loro. Ecco, una situazione difficile. Ci ispiriamo a un fatto della vita di Gesù che voi conoscete. Quando lui aveva 12 anni, partecipa al pellegrinaggio annuale dei suoi genitori, va a Gerusalemme e senza avvisarli rimane nel tempio. E questo genera problema serio per i suoi genitori, perché camminavano in carovana, loro pensavano che fosse della parentela e poi si accorgono dopo un giorno che non c'è. Non era mai successo probabilmente che lui si allontanasse così, e quando la Madonna va a trovarlo nel tempio gli fa la domanda, che era anche quella di Giuseppe: perché ci hai fatto così? Figlio, perché ci hai fatto così? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ecco, qui si vede come anche la Madonna e Giuseppe, pur avendo un figlio come Gesù, hanno avuto anche la loro parte di incomprensione e di sofferenza, anche perché San Luca dice che non comprendono la risposta di Gesù. Gesù dice: perché cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio, eccetera, eccetera. San Luca dice: non compresero. Questo per dire che cosa? Che questo fatto della vita di Maria e di Giuseppe ci deve aiutare a entrare nell'idea che i nostri figli sono proprio un mistero. Sono delle persone originali, ci assomigliano in tanti tratti somatici e psicologici, però sono una cosa radicalmente diversa da noi. Ecco, un figlio è un'avventura della libertà che non si può in alcun modo incasellare. E per quanto noi ci aiutiamo adesso anche come genitori di capire un po' meglio come affiancarli, rimane sempre qualcosa di comprensibile che va al di là di quello che possiamo capire. Ecco, se noi entriamo in quest'ordine di idee, già facciamo un passo per affiancarli in un modo idoneo e costruttivo, cioè la coscienza della loro originalità insopprimibile, imprevedibile. I nostri figli sono proprio una meraviglia, nel senso delle cose buone che hanno e anche della gioia che ci danno come padre e come madre, però sono anche un'avventura grande della libertà che non si può incasellare nei nostri desideri e nei nostri concetti. Ecco, sono una cosa grande, sono una cosa grande, sono un mistero e lo sono pure per se stessi, non solo per noi. Ecco. E quindi adesso io vi dico qualche cosa, poi voi questa cosa che io vi dico cercate un po' di meditarla e anche di adattarla,
alla vostra situazione, perché sono cose un po' di fondo, un po' generali, però poi nell'affrontare i singoli problemi c'è bisogno ovviamente della vostra personalità, della vostra conoscenza dei vostri figli e dell'ambiente, del rapporto dell'ambiente che avete. Dovete un po' adattare, prendere quella parte profonda dell'insegnamento, poi adattarlo. Ecco, io vi dico alcune cose per andare avanti meglio. Un punto che indirettamente ho già toccato è questo: abbracciare meglio da cristiani le difficoltà che abbiamo con loro. In certi momenti, non è che sempre difficili, sono anche momenti belli, però ci sono dei momenti dove vedo dei genitori che soffrono tanto, e questo è uno dei motivi per cui vi ho radunati stasera, perché pensando, pensando, mi è venuto in mente che ci dobbiamo aiutare, non solo a uno, ma anche insieme. Allora, un primo punto è questo, che aiutati dal Signore, che non ci abbandona, dobbiamo abbracciare in un modo più profondo le difficoltà che abbiamo con loro. Abbracciarli, domandare al Signore questa grazia, perché c'è una volontà di Dio misteriosa sulle nostre situazioni. Non sono solo frutto dei loro capricci, delle sardaggine, oppure dei nostri limiti. Il Signore permette queste situazioni, ha un suo disegno grande, attraverso le difficoltà ci spinge a cercare di più il Signore, ad appellarci a Lui, quindi c'è un disegno di Dio. Ecco, non farsi mai prendere dallo sconforto, dallo scoraggiamento, perché c'è un disegno di Dio che noi attraverso l'avventura educativa dei nostri figli possiamo andare avanti anche verso il Signore, verso la nostra maturità e verso il compimento della missione speciale che Dio ci dà. Ecco, abbracciare le difficoltà, accettarle, abbracciarle e non dire: ah, mamma mia, come sono sfortunato perché io ho sto figlio così, vedo quello vicino che è bella tranquilla. Mamma mia, perché io non ho un figlio più così? No, no, quello ci mettiamo già sulla strada storta di questa debolezza della fede che non vede nelle circostanze un disegno di Dio. Ecco, quindi la prima cosa, abbracciare le difficoltà con un animo più grande e più positivo, perché rientrano in un disegno che Dio ha su di noi. Poi un'altra cosa che ho spiegato tanto qualche anno fa in un pellegrinaggio, la riprendo: non sciupare la sofferenza che hai per i tuoi figli. È normale che un papà, una mamma che sia, che voglia bene ai suoi figli, è normale che abbia delle sofferenze per loro, preoccupazioni, a volte delle delusioni anche, perché non li vediamo come vorremmo, eccetera. A volte anche ci sono delle sofferenze proprio che mancano di rispetto, non hanno riconoscenza, non hanno gratitudine. Oggi ci sono dei ragazzi e delle ragazze che rimproverano, guardate che cosa strana, mi permetto di dirla perché è una spia della cultura moderna, che sono capaci nei momenti di discussione, non credo quando sono tranquilli, di dire: ma chi te l'ha detto di mettermi al mondo? Guardate che cose. Cioè rimproverano i genitori per il dono della vita, che è uno dei più fondamentali che noi abbiamo. In altri casi dicono: io non voglio essere amata da te, non mi importa. Questo è un prodotto della cultura ed è un segno, una spia grave del mondo che circonda i nostri figli, perché nella loro mente, nel loro cuore c'è un bisogno di libertà, più o meno fasullo, che è talmente spinto
riconoscere l'importanza del rapporto con i genitori e da sentire anche l'amore dei genitori quasi come un limite. Questa è una cosa bruttissima. Ecco, per cui io conosco tante persone, ma penso pure voi conoscerete qualcuno, i genitori che hanno una grande sofferenza con questi figli, non solo perché sono preoccupati del domani, che cosa faranno, come sarà il loro futuro, ma anche perché vedono che non si comportano bene in alcune cose, non si comportano bene, non hanno quel rispetto e quella docilità che sarebbe la loro fortuna nella crescita. Va bene, quindi chi più chi meno, chi da una parte chi dall'altra, abbiamo delle sofferenze per i nostri figli, non è così? Anche parecchie a volte. Allora, queste sofferenze sono il principale contributo che puoi dare alla salvezza dei tuoi figli. Perché? Perché c'è un disegno di Dio che rende feconda la sofferenza amata. Mi spiego meglio, cosa vuol dire sofferenza amata? Non nel senso dei masochisti, per cui uno più tribola meglio è, nel senso che noi sappiamo dalla storia di Gesù che la sofferenza che all'origine è un effetto del peccato, cioè dell'uso mal cattivo della libertà, è stata inglobata nell'opera della redenzione. Cioè il figlio di Dio, per liberarci dalla lontananza definitiva da Dio stesso, è intervenuto con la sua passione e morte. Gesù non ci ha salvati con dei miracoli portentosi e neanche con un discorso di sapienza, di cultura, e neanche semplicemente col suo buon esempio. Gesù ci ha salvati mediante, diciamo noi, la sua croce, cioè la sua grande sofferenza e la sua morte amata. Cosa vuol dire amata? Che è diventata espressione dell'amore di Dio per lui e del suo amore per Dio. Diciamo così, una sofferenza fasciata dall'amore. Allora noi, proprio nell'azione educativa, abbiamo questa chiamata e questa arma vincente. Le sofferenze e le tribolazioni che abbiamo a causa dei nostri figli, viverle in unione al Signore, in un clima di preghiera e di offerta, per la loro riuscita. Per la loro riuscita. Ecco. Ho ascoltato una settimana fa in un video la testimonianza di un ragazzo, Alessandro, di Palermo, di 17 anni. Potete ascoltarla voi stessi perché ancora c'è. E questo da piccolo era incappato nel mondo omosessuale, gay, ed era stato vari anni. Poi ha fatto un incontro con un gruppo del rinnovamento non cattolico ma degli evangelici e ha avuto un cambiamento straordinario. Nel raccontare la sua testimonianza ha detto che per 3 anni lui vedeva la sua mamma alla mattina, quando si svegliava, ai piedi del letto che pregava e piangeva. E una volta non gliela fatta più, e per amore di sua madre, non per sé, ha chiesto a Gesù di intervenire, che se lui voleva poteva cambiarlo, e lo doveva fare perché non voleva vedere più sua madre in questa sofferenza. E questo per dire che cosa? Che in questo caso è un po' eclatante, ma di solito
La sofferenza vissuta con fede è una preghiera potente, è una grande intercessione. Ecco, terzo elemento che voglio lasciarvi, che poi già voi avete, ma lo sottolineo, è questo di abituarsi a pregare per i figli e a benedirli, possibilmente insieme. Io ho avuto la gioia proprio un po' di tempo fa, un mesetto fa, posso citarlo, il figlio di Anna Maria, che sta a Genova, che è già grande, ormai c'è una quarantina d'anni o più, quanto c'è? 40. E loro, lei e sua moglie, hanno due bambini. Hanno avuto quell'educazione che hanno tanti di noi, diciamo, quando ancora si portavano i figli in chiesa, però dopo ognuno va per la sua strada. Ogni tanto vanno la domenica, mi dicono, ma non sempre. Però una volta io qui, tempo fa, quando loro sono venuti a visitarmi, ho insegnato una preghiera di benedizione dei figli, come benedire i figli. E con mia grande gioia, dopo più di un anno, io qualche volta ho un rapporto con loro, gli faccio qualche raccomandazione sulla preghiera in generale, così. Lui mi ha detto, padre, quella breve preghiera la facciamo tutte le sere insieme con sua moglie, una preghiera breve che poi vi insegnerò. Questo per dire che cosa? Che noi come genitori abbiamo davanti a Dio un'autorità sui nostri figli, che Dio riconosce, perché è Lui che ha deciso che noi diventassimo genitore, papà o mamma di questa persona, di questo figlio, di questa figlia. Quindi Lui ha questo senso di riconoscenza per noi che abbiamo accettato questa paternità o maternità, e davanti a Lui noi abbiamo sempre una grande autorità sui figli. I figli magari non la riconoscono granché, però Dio la riconosce. Noi abbiamo autorità per i nostri figli davanti a Dio e la dobbiamo esercitare. La dobbiamo esercitare, cioè pregare per loro e benedirli. Mai maledire i figli, meglio dargli qualche schiaffone se c'è bisogno, quando è il momento, ma mai maledire i figli. Sempre benedirli e pregare per loro, perché questa è una via di bene. Qualche volta qualcuno di noi deve fare anche un po' di penitenza, di pentimento, perché a causa di tante cose della società, del lavoro, eccetera, noi abbiamo trascurato la preghiera per i nostri figli e di benedire. Adesso non parlo di tutti, parlo un po' così in generale. E questo non va bene, perché li ha privati di una serie di grazie che Dio aveva legato alla nostra preghiera. Ecco, quindi dare posto alla preghiera e anche in un certo senso avvicinarci a Dio di più per aiutare i nostri figli. Ecco. Non farci condizionare troppo né dal lavoro né dal mondo, che mette la preghiera proprio come una cenerentola. Ecco, dare spazio, pregare in modo semplice, non cose complicate, ne faremo una più tardi. Ecco, ma dare spazio. E devo dire un'altra cosa adesso molto importante, prima di andare a cose un poco più pratiche, è questa. Ricordare che i nostri figli sono figli di Dio più che nostri. Cioè è Dio che ha avuto un disegno che
noi avessimo questi figli. Dio è la prima origine della loro vita e Dio è anche il primo responsabile della loro vita, pur nel rispetto della loro libertà. Noi questa verità dobbiamo un po' metterla in evidenza, diventare più coscienti. Ecco perché tante volte nel mondo di oggi succede che noi ci relazioniamo con loro, con i nostri figli, come se Dio non c'entrasse proprio. Loro se lo scordano, ma ce lo scordiamo pure noi. E questo non è giusto, perché io sono padre di questo ragazzo, di questa ragazza, perché Dio ha voluto questo. E Dio, dopo che accende una vita, non è che se la scorda. Quindi, nell'avventura educativa, ricordarsi di questo è fare alleanza con Dio, parlare con Dio dei nostri figli, specialmente nei punti critici che abbiamo in certi periodi della vita, nei momenti critici. Dire: Padre Santo, vedi, questo è brutto, aiutami e illuminami, cosa posso fare per sostenerlo, guidarlo, aiutarlo. Ecco, fare alleanza con Dio Padre, fare alleanza, ricordarsi, basta anche la recita del Padre Nostro, però con questa intenzione, che Dio nostro Padre possa avere il suo spazio nell'avventura educativa dei nostri figli. Va bene? Oh, queste le cose più di fondo che valgono per tutti. Adesso vi dico qualche cosa un po' più pratico, poi se volete anche potete fare qualche domanda, potete fare anche qualche domanda. Io se posso vi rispondo, non è che potrò forse rispondere a tutto, però quello che posso vi rispondo. I ragazzi di oggi, parlo un po' in generale, hanno una grandezza e una fragilità speciale, diversa da quella che avevamo noi. Non sono in molte cose come eravamo noi. E questo ci mette un po' in difficoltà, ovviamente, perché c'è un salto. Loro poi lo sfruttano questo abilmente per dire: tu mamma, tu sei del secolo scorso, ma che cosa capisci tu di questo? Non sai manco usare il computer, vedi io quanto come sono brava, eccetera. Cioè, hanno questa grandezza perché nella vita sociale di oggi spesso sono inseriti, sanno fare tante cose, viaggiano, possono andare bene a scuola, sanno fare tante cose. E questa è anche una cosa positiva della società di oggi. Però hanno anche una loro fragilità su cose importanti, perché sono insicuri, sono assetati d'affetto e quindi rischiano anche di fare grandi sbagli. Da un lato cercano l'autonomia da noi, dalla Chiesa, perché c'è questo spirito di autonomia forte, e dall'altro però hanno paura. Hanno paura. Mi ricordo una pagina di Nietzsche, che è stato un filosofo pazzoide, ma anche profeta del nostro tempo, che lui ha tanto lottato per l'autonomia assoluta dell'uomo, dal gruppo, dallo Stato, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto ha una specie di visione in cui veramente Dio era stato estromesso dalla coscienza dei popoli, e come risvegliandosi all'improvviso dice: e adesso dove andiamo? Non siamo caduti in un grande deserto, in un grande nulla, dove non c'è nessun punto di riferimento,
eccetera, un soprassalto. E a volte mi viene in mente questa pagina perché descrive questa contraddizione. Da un lato questo bisogno di libertà, di autonomia, e dall'altro questa insicurezza, insicurezza, insicurezza. Come si reagisce, come si cura questa insicurezza? Intanto, essendo presenti nei primi anni della loro vita, ecco, questo forse è già passato per tanti di voi, però i primi anni della vita, la presenza soprattutto del padre, ma anche della madre, è il fattore umano più importante che crea la sicurezza affettiva. Oggigiorno, a causa del sistema di lavoro, questa volta non avviene e lascia una lacuna nel cuore dei figli, perché la certezza di essere amati dai genitori si imprime soprattutto nei primi anni della vita. Ecco, quando questo non c'è stato, perché non è che si può programmare la vita come uno vuole, anche perché certe cose uno le capisce col tempo, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo appellarci a Dio perché colmi le lacune e perché in quanto possibile stiamo vicini ai nostri figli. Una cosa che ci può aiutare è pratica. Guarda che quando tu ascolti con amore tua figlia o tuo figlio, anche se dici cose storte, qualche volta pure un po' offensive, per il fatto solo che tu l'ascolti con pazienza e con amore, già fai del bene a loro. Fai del bene a loro. Qualche volta noi, preoccupati di insegnare, questo ce l'ho anch'io come prete, a volte questo difetto, e non diamo sufficiente importanza ad ascoltarli, fare sì che loro possano parlare e trovare in noi persone che l'ascoltano con attenzione, non subito per discutere le loro idee, ma semplicemente per ascoltarli. Questo già c'ha una efficacia, a volte diciamo terapeutica. Mi viene in mente Padre Marrazzo, chi di voi l'ha conosciuto? C'è qualcuno che ha conosciuto Padre Marrazzo? Che aveva questa, me l'ha detto la gente, l'ho vista anch'io, ma l'ho sentito dire, che aveva questa caratteristica proprio. Padre Marrazzo era molto semplice, non era dotto, non era concettualmente molto elaborato, però aveva una straordinaria capacità di ascolto delle persone. Queste andavano da lui, ognuno diceva i suoi guai, qua, qua, qua. Lui non diceva nulla, li ascoltava con un senso paterno, no? Di quasi un genitore che vuole coccolare il figlio. Magari manco capiva tante cose che gli dicevano. Alla fine che questi finivano di parlare dei loro discorsi, lui non interrompeva. Quando finiva, tante volte gli diceva una parola, una o due, ma cose semplici. E se ne andavano risollevati. Risollevati, era questo che ascoltava. Quindi dobbiamo valorizzare un po' di più quando è il caso, quando i nostri figli vogliono parlare, di ascoltarli e di dosare gli interventi indicativi. Non discutere sempre tutte le loro idee, perché questo ci mette in una posizione di contrasto che ci fa perdere autorità. Ascoltare quello che dicono, anche se dicono sciocchezze. Ascoltare, ascoltare, ascoltare e mettersi con una intelligenza di amore con la quale noi cerchiamo di capire questo, la risposta a questa domanda, di che cosa?
più bisogno mia figlia o mio figlio. Cioè cerchiamo di andare sotto i discorsi e i comportamenti che loro fanno per trovare i bisogni guida. Di che cosa di più hanno bisogno? Di che cosa di più hanno bisogno? E quando non ci riusciamo a capirlo, chiediamo anche l'aiuto del Signore. Poi, quando dobbiamo intervenire, io dico, dobbiamo ricordarci che noi siamo come quei cacciatori che hanno due cartucce soltanto. Io quando ero piccolo vedevo un mio cugino che andava a caccia e lui mi spiegava qualcosa. Quando lui aveva molte cartucce, sparava facilmente. Vedeva una cosa qua, sparava. Ma quando le cartucce poi finivano, le ultime due, non le sparava se non era sicuro di colpire qualcosa che gli interessava. Allora io dico, con i ragazzi di oggi, no, se, noi siamo come cacciatori che hanno solo due cartucce. E lo dobbiamo sparare per qualcosa di molto importante. Non possiamo discutere su tutto, se quello si veste così, se che so, tornato un'ora dopo, qua e là, perché perdiamo la battaglia. Cercare di capire qualcosa di importante, per esempio, se uno fa amicizie storte, che sono oggi queste amicizie, quella è una cosa importante. Allora con poche parole, guarda, questo secondo me non va proprio bene. Ecco, riflettici un po' e cerca di capire. Penso che è una strada dove non sarai per niente felice. Oppure un'altra cosa importante, se per esempio sti figli non hanno più rispetto per i genitori, qualche volta dobbiamo dirglielo. Quando alzano la voce, dicono parole, questo mica va bene. Questa è anche una cosa importante, avere rispetto verso i genitori. Qualche volta dobbiamo dirlo. E quando c'è la fortuna, come in alcuni casi di voi, di essere insieme marito e moglie, è il papà che deve inculcare e spingere il rispetto verso la mamma. E viceversa. Ecco, aiutarsi in questo, aiutarsi, inculcare rispetto verso l'altro genitore ed evitare questa cosa brutta che io ho visto qualche volta, che si accusa il coniuge davanti al figlio. Tuo padre così, tuo padre, tua madre così, tua madre così, tuo padre così. Questo è una specie di uccisione psicologica della figura del padre e della madre. Questo avviene soprattutto quando ci sono le separazioni dolorose. È una cosa molto ingiusta verso i figli. Noi come genitori abbiamo un dovere di sostenerci. Se per esempio mio marito è in qualche cosa difetta, sicuramente che difetta, io quando sto con lui al momento buono, quando lui può ascoltare, glielo dico. Ma mai davanti a mio figlio dico perché tuo padre, hai preso tutto da tuo padre, vedi? Questa è una cosa brutta e questo è un peccato di cui dobbiamo anche chiedere perdono al Signore. Non so se mi sono spiegato su questo. Sostenersi e aiutarsi nell'autorità verso i figli, questa è una cosa importante. E anche allenarsi a sorvolare su molte mancanze. Questo ve lo dico con una parola di San Giovanni Bosco, che è stato veramente un grande educatore, aveva l'intuito proprio. E lui diceva così ai suoi collaboratori: voi dovete osservare i vostri figli con un occhio aperto e lungo. Aperto vuol dire che vi dovete accorgere delle cose, quello che è possibile, diciamo. E
E poi lungo cosa vuol dire? Dovete proiettare nel futuro gli effetti di certi comportamenti e di certe idee, prevedere dove vanno a finire le cose, perché una carenza dei nostri figli è che loro si buttano nelle esperienze e vedono a 10 metri di distanza. L'aiuto che noi dobbiamo dargli è vedere più lontano, vedere un pochino più lontano. E Don Bosco diceva così: osserva tutto con occhio aperto e lungo, ma correggi solo un difetto ogni 10. Ogni 10 sbagli che tu vedi, no, li devi sorvolare. Uno su 10, quello che ti sembra più importante, dici una parola di correzione. Va bene? Io mi fermerei qui un momento. Se c'è qualche domanda, cerco di rispondere. Se no, andiamo alla preghiera. Soprattutto all'inizio dobbiamo intervenire. All'inizio dobbiamo intervenire. È un'omissione, un'omissione. Dobbiamo intervenire e dobbiamo stare attenti pure di non agevolarli economicamente, perché a volte dobbiamo dire questo non va bene, non solo davanti al Signore, ma non porterà un futuro buono. Per esempio io sulle questioni delle relazioni che spesso loro hanno, i ragazzi che fanno queste amicizie particolari, mezzi fidanzamenti, eccetera, io quando ho occasione, sia con i genitori sia con i ragazzi, sempre lo dico questo: vedi che queste relazioni precoci non vanno mai a buon fine. E lasciano quanto più, quanto meno degli effetti negativi. Gli elenco pure: succede questo, succede questo, succede questo. Ecco, però nella vita di oggi, anche con questi discorsi chiari, una parte di loro non si convinceranno. Ma noi i discorsi li dobbiamo fare lo stesso, perché poi arriva il momento in cui la vita stessa gli farà capire che le cose non stanno come loro credevano. E l'insegnamento che noi abbiamo dato, che lì per lì loro non l'hanno preso, sarà un ricordo di cui lo Spirito Santo si serve per fargli riconoscere che hanno sbagliato. Ecco. Quando abbiamo tempo poi di questa questione delle relazioni lo prendiamo a parte. È un argomento grande, è una delle strade più complicate dove i nostri figli fanno più sbagli, anche perché l'ambiente che li circonda, se è così, l'ambiente che ci circonda è così. Forse questo è un po' complicata la cosa. Io anche a volte la metto a livello più basso la problematica. Dico, è vero, ci sono quelli storti, come c'è qualcuno giusto, però il punto è questo: tu c'hai una vita solo, c'è la tua libertà. Cosa vuoi scegliere? Quelli che vanno storti o vuoi trovare la strada buona? Cioè, spingerli per un'autonomia dal costume pubblico. E fare la domanda: ma questa è una cosa buona veramente per te? Non che l'ha fatta questo, l'ha fatta quello che l'ha fatta. È una cosa buona, cosa avviene in seguito? Cosa avviene in seguito? Un'ultima cosa e finiamo.
potrebbe essere di aiuto, soprattutto quando sono già giovani, diciamo che sono un po' grandi, spingere per una tensione alla loro coscienza, alla voce della coscienza, cioè un atto di fiducia da parte nostra che loro, anche se sono storti nelle idee, però hanno un cuore in cui a volte il Signore può parlare. E allora spingerli a chiedersi se certe esperienze, certe scelte risultano qualcosa che la coscienza approva, dove loro sperimentano un aumento della pace e della gioia, oppure viceversa se certe scelte portano tristezza e una specie di blocco nell'amare, perché questa voce della coscienza, anche se delicata, li accompagnerà sempre. Se loro si abituano un poco ad ascoltarla, quella è proprio come un maestro interiore che avranno sempre. Tra l'altro c'è un bel libro che io consiglio spesso, un padre gesuita, che spiega questo ascolto della coscienza, come riconoscere questa voce di Dio, come distinguerla anche da quella del Dio. Vabbè, ci possiamo fermare qui, vero? Facciamo la preghiera, poi altra volta, se Dio vuole, ci raduniamo. Io parlo non dell'insicurezza operativa, perché nelle cose da fare sono più svegli di noi, ma delle certezze profonde della vita. Per esempio, se devono sposarsi o non si devono sposare, cosa fare nel caso di una malattia, del dolore, cosa fare per una ricerca di Dio autentica. Cioè, dove vengono queste esigenze profonde, sono abbastanza insicuri. Sono abbastanza insicuri. Per esempio sul senso della vita, per esempio, che ci sto a fare? È più facile sentire oggi dei giovani che non hanno questo senso della vita che degli adulti. Perché devo vivere? Che ci sto a fare? Ai genitori, perché mi hai dato la vita? Questa è un'insicurezza sui punti fondamentali della vita, oppure del futuro, per esempio, no? Mi posso fidare per sempre di una persona? Boh, chi lo sa? Perché non avendo un rapporto con Dio, non hanno il garante della fedeltà, sono in balia di sé e loro sperimentano, sì che possono scegliere, ma che dopo poco devono fare la scelta contraria e quindi poi gli viene il dubbio sulle scelte che devono fare. Cioè non si vede questa insicurezza all'inizio delle cose operative, protestano, fanno questo, però se tu guardi poi la loro vita con una certa profondità, vedi che sono persone insicure. Anche l'altra volta mi ricordo, facevo un viaggio, c'era da aspettare all'aeroporto un gruppo di giovani, 25, 30, 50 anni, che si erano messi lì seduti in attesa, tutti con questi peluche. È uno stile, ma sembra una cosa proprio dei bambini, cioè che hanno bisogno di affetto, di cose, come creature piccole. È un po' uno stile, adesso non voglio dire il problema, ma per dire che a volte c'è questa... Va bene. Di come stanno realmente le cose.
certo, certo. Svegliare con la preghiera su di loro. Poi, se il discorso della coscienza, quella accennata, maturerà nel tempo, prenderanno le adeguate decisioni per regolarizzare, diciamo, la loro posizione. Ma non è che si può fare molto, diciamo, sì, capisco. Perché probabilmente a motivo di una cattiva esperienza avuta direttamente, o anche perché noi genitori non ci possiamo certo. Quindi non vedono nel matrimonio una situazione rispetto a quello che pensano di adottare. È vero. Non è facile, anzi, non è facile per niente. Difficile. Dico, noi ci presentiamo davanti a loro non come dei genitori perfetti. Io dico, ognuno ha la sua libertà, no, ma neanche troppo scarsi, eh. Dobbiamo dire, voi, io per esempio quando ero educatore dicevo, voi da me dovete prendere le cose buone, perché quelle cattive già basta che ci avete. E devono discernere, papà, una cosa sbagliata io non la devo fare. Non avallare il suo sistema, che siccome mia mamma ha sbagliato io faccio quello che mi pare, perché uno sbaglio, sì. Sì. È una prepotenza, però noi non ci dobbiamo spaventare troppo di questo. Queste sono prepotenze, io le capisco bene perché. Ma noi non dobbiamo recedere né stare zitti. Non dobbiamo recedere né, perché sono prepotenze, quando loro diventano giudici e tu così. Non dovresti permetterti, quando loro fanno questi discorsi noi dobbiamo tagliarli all'inizio, perché noi lo diciamo una volta o due quando capita, non dobbiamo recedere e spaventarci più di tanto. Poi è chiaro che sono figli del nostro tempo, hanno la loro testa e le loro abitudini. Quando loro o non accettano o non ci sono proprio, noi li possiamo benedire lo stesso. Padre Santo, nel nome di Gesù benedico i miei figli, perché tu li protegga e perché li illumini. Padre nostro che sei nei cieli, fino alla fine della vita. Anzi, quando manca proprio il rapporto diretto, concreto, questa preghiera si svilupperà come l'unica risorsa efficace per poter aiutare i nostri figli. E tante... Sì, e non è una cosa da poco, perché tante volte vi ho raccontato di quel figlio di Alessandro. La mamma, visto che lui era convinto, lui era contentissimo di proclamarsi gay,
perché in quell'ambiente aveva trovato una gratificazione, una cosa, e diceva alla mamma: io sono così, io sono nato così, io sono così. E la mamma non ci poteva fare niente per convincerla. Ha pregato, pregato, sofferto, pregato e sofferto, e alla fine lui diceva: io sono qui per mia mamma, sono qui per mia mamma, perché poi il Signore ha le sue strade per parlare e anche per guidare certi eventi. Va bene, ci fermiamo perché siamo andati troppo avanti. Allora vi invito a ricordare un momento i vostri figli per cui volete pregare in questo momento. Ti invochiamo, Padre Santo, per loro, e vogliamo che tu sviluppi in noi questa capacità di preghiera. Non vogliamo, Signore, che siano privati di grazie per questa mancanza di preghiera da parte nostra, e se in passato c'è stato qualcosa di questo, ti chiediamo di riparare a queste mancanze. Tu che sei onnipotente, che sei un Padre infinitamente buono, preghiamo per loro. Col ritornello, Spirito di Dio, scendi su di loro. Spirito di Dio, scendi su di loro. Scendi su di loro. Padre Santo, per la presenza di questi tuoi figli e per il dono della paternità e della maternità con cui hai arricchito la loro vita. Ti chiedo di aiutarli in questo tempo, Signore, con una grande esperienza del tuo amore, con la fortezza e la sapienza che vengono da te. Per questo li benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Diciamo anche una preghiera per i figli degli altri, non solo per i nostri figli. Ognuno prega anche per i figli degli altri, perché questo allarga il nostro cuore e ci fa ottenere gli uni gli altri tante grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra gli uomini. Ringrazio di essere venuti e vi ricordo e può darsi che il Signore ci darà qualche altra occasione. Buonanotte. Grazie. Padre, come Teotuccio, aiuti e ci ringrazi.